Ehi ragazzi, qui Bedwalk vi do il benvenuto a una nuova recensione di Musica Live. Bene, oggi parliamo di una band che porta con sé lo standard del power metal, i Blind Guardian. L'album di cui voglio parlarvi oggi è Beyond the Red Mirror, la loro ultima produzione. L'album uscito 30 gennaio continua a presentare le classiche sonorità dei Blind Guardian, ma c'è una varietà di brani che spaziano dalle fondamenta del power metal fino a suoni quasi più aggressivi, quasi heavy. La cosa che non li rende tali? Beh, senza dubbio, la batteria, che in molti brani cavalca letteralmente sulle prosperose lande del power metal, insieme al suono delle chitarre che sul tappeto dei riff ti accompagneranno all'esplorazione di terre sconosciute. Ma perché cazzo sto usando delle parole che sembrano prese da un fantasy per raccontarvi questa cosa? La risposta è semplice, e sta in qualunque loro album, basta ascoltare qualche brano per capirlo. Difatti i Blind Guardian rappresentano esattamente ciò che è un cross, un ponte fra il power metal e l'epic metal. Ciò che distingue soprattutto questo gruppo non è l'uso che si fa delle chitarre, ma l'utilizzo dei cori, e questo è ciò, proprio ciò che lo rende epico. Difatti l'utilizzo dei cori nei Blind Guardian è in ogni loro album, soprattutto chi ha già avuto a che fare con loro lo sa. Però nei Blind Guardian i cori vengono utilizzati particolarmente bene, difatti sono come un muro di suono che ti si para davanti e che però non è così forte, cioè tangibile e gradevole anche all'udito, in puro stile Blind Guardian. Andate ad ascoltare questo album perché veramente merita, e soprattutto vi segnalo tre canzoni, tre brani che meritano sicuramente e che secondo me sono stati i migliori all'interno di questo album. Il primo è lo stesso singolo rilasciato dalla band per l'annuncio dell'album, che è appunto è Twilight of the Gods, e che è una scelta particolarmente azzeccata perché rappresenta l'intero album, i cori, i suoni delle chitarre, la forza della batteria. Ascoltatelo. Il secondo brano che vi segnalo è Miracle Machine, un brano che punta tutto, o comunque punta molto, sulle voci, sia sulla voce del cantante principale, Hansi Kurz, che sulle voci dei coristi. Difatti, all'interno di questo brano, come dire, secondo me i Blind Guardian hanno voluto dare quasi un'esperienza mistica attraverso le voci, proprio gradevole all'udito. E ci sono riusciti alla grande. Ma passiamo al terzo brano, Ashes of Eternity, un brano che sin dal primissimo minuto mostra un po' più di aggressività nella chitarra, come dicevo prima, un suono quasi heavy, che però viene quasi subito placata quando inizia a farsi spazio, un po' più di protagonismo alla batteria è completamente dissipata quando entrano in gioco i cori, che ritorna quindi quella sensazione di rilassamento. In effetti c'è una cosa di questo brano che effettivamente devo dire, in molti tratti sembra quasi di ascoltare un musical. A me personalmente l'album è piaciuto e rende giustizia alla fama della band, che porta ancora lo standard del power metal sulle spalle, come ho detto prima. Che altro posso dire? Sicuramente questa band continua a portare il titolo, a mantenere posizione nell'Olimpo dei Gods of Metal, e merita questo posto. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video. Aiutateci a crescere, mi raccomando. Qui Bedwolf vi saluta e chiude. Ciao!